Il ministero che si deve intervenire, è quello, lo slogan è quello. Un governo non si deve far mettere sotto scacco da due multinazionali, anzi da una multinazionale e una start-up. Lavoro, 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 lavoro. Noi siamo qua per chiedere un incontro al ministero, visto che il 14 aprile avevamo chiesto un incontro, un nuovo incontro, perché c'era stata una videoconferenza con il ministero. Loro avevano detto che dopo 2-3 giorni ci rispondevano. La situazione è rimasta uguale, quindi c'è praticamente le due aziende che stanno litigando, noi operai siamo quelli che ci stanno rimettendo, perché praticamente la reindustrializzazione che doveva essere effettuata è stato un flop, un fallimento, e quindi sia il ministero che la Invitalia e la Whirlpool Embraco devono trovare un'altra realtà, un'altra reindustrializzazione. Se noi operai non moriamo di coronavirus, stiamo morendo di fame, perché con la cassa integrazione non si può vivere. Avevamo proposto di istituire un sito produttivo di tutti questi dispositivi sanitari, che in Italia non esiste. Tutte le mascherine, i guanti, i camici che li usano i centri estetici, li usano gli ambulatori, li usano gli ospedali in una situazione normale, e adesso ancora di più in emergenza, abbiamo proposto di produrli noi qua in Italia. Vi hanno detto che non era possibile. Ci hanno detto no, perché c'è una bega legale tra le due società, e allora aspettiamo che si risolva questa problematica. Abbiamo sperato che la nuova società potesse avviare una fase di reindustrializzazione, cosa che purtroppo a distanza di praticamente 2 anni non è avvenuta. Adesso la proposta è quella, visto anche purtroppo l'emergenza coronavirus, di riconvertire quello stabilimento in una realtà che possa produrre attrezzature di origine sanitaria. Oggi, grazie anche ai fondi europei, ci sono delle risorse disponibili, quindi è necessario andare in questa direzione. Sono tutti responsabili. Tutti responsabili.